Prima è il titolo del progetto che Petit Alilai ha deciso di proporre per la seconda edizione del premio Mario Merz. È un progetto che si compone di tre momenti. Il primo è stata una grande performance che si è tenuto a Runik in Kosovo, il villaggio dove Petit è cresciuto. E poi due momenti espositivi, uno qui a Berna al Zentrum Paul Klee e il terzo a Torino alla Fondazione Merz. La performance a Runik ha come punto di partenza la storia del villaggio, che è costruito su un sito archeologico di età neolitica. Sono stati coinvolti tantissime persone e di tante generazioni per risvegliare un edificio che è un po' il simbolo e il centro di quello che una volta era appunto la vita culturale di Runik. Qui a Berna invece abbiamo deciso di portare il video che racconta il rapporto che la popolazione ha con questi oggetti che continuano a trovare quando, e a scoprire quando vanno per esempio nei campi, cioè trovano statuine, trovano oggetti di ogni tipo. Questo film è un insieme di 4 anni di diverse conversazioni nelle case e nel film ho cercato di prendere tutte queste conversazioni e trovare i punti di connessione e rendere questa storia collettiva. In mostra a Berna sono presentati anche una serie di oltre 40 disegni che in qualche modo sono come la sceneggiatura visiva della performance. Tutti questi disegni sono stati fatti su delle carte di archivio ritrovate all'interno dell'edificio, che erano le carte finanziarie, l'archivio finanziario della cooperativa locale. In un paese dove tutto è stato distrutto e bruciato, questo erano anni, nomi, cose di una vita quotidiana, di scambi, di merci. Quando abbiamo cominciato a rivitalizzare e a pulire il teatro, ho capito che erano un importante supporto o punto di partenza dove sviluppare i disegni che poi ho riportato qua alla mostra. Quindi i disegni sono su queste fatture o vari documenti che rappresenta una realtà che c'era e non c'è più. Quindi in qualche modo ho cercato di mimetizzare il presente con il passato e creare una connessione tra questi due momenti. La terza e ultima tappa a cui stiamo lavorando in questo momento sarà la ricontestualizzazione di tutto quello che è stato creato per la performance e del video della performance, che in qualche modo occuperà con un intervento architettonico e con suoni e video tutto lo spazio della Fondazione Merz. Questa esperienza di un giorno, di un evento che aveva in sé 30 attori e 80 persone che erano parte del gruppo per creare questo evento. Ed era un'esperienza un po' collettiva che è stata fatta e concentrata per le persone di una realtà locale.
come questo adesso si può sviluppare e di farla viaggiare, quasi elevandolo dalla gravità che, e dalla storia che adesso ha.